figure, figurine, figuracce, avventure e disavventure del mondo dello spettacolo. Confessate dai protagonisti ed estorte da Benedetta Boccoli. Benedicta, dicta. Dicta Boccoli. Benedicta, estorte da Benedicta. Estorte, punto. Benvenuti, benvenuti a tutti gli ascoltatori della notte di Rai Radio 1. Chi nella vita non si è mai trovato in situazioni imbarazzanti, difficili o di disagio? Ebbene, noi ci faremo raccontare dai più noti personaggi storie buffe e divertenti che da questa notte finiranno per appartenere alla storia dello spettacolo. Chi sarà con noi stanotte a figure, figurine e figuracce? Buonanotte, con chi ho il piacere di parlare? Sono Paolo Notari, Boccoli, buongiorno. Sembra un po' rimbambita, in realtà dicendo, lei è qui accanto a me, non è al telefono. Mi fa piacere che non ero solo io a sbagliare Benedetta, eccetera, eccetera, per tanto tempo. Paolo Notari, Paolitolo, come stai, amor molto mio? Molto bene, mi manchi molto tu, mi manca molto il nostro viaggio notturno, quotidiano, check-in, cara Boccoli. Ci manca, che cosa stai facendo in questo momento? Sto facendo Baobab con Radio 1 Musica tutti i pomeriggi, una settimana sì, una settimana no, e poi il sabato mi faccio un po' di sport con Sabato Sport con Emanuele Dotto e anche lì raccontiamo un po' di musica e intervistiamo un po' di persone. Ah, però, e poi ti manco moltissimo altri giorni, tutti gli altri giorni pensi a me. Assolutamente, infatti ogni tanto non lo diciamo, ma ci sentiamo, non è che ogni tanto certo, ti rompo un po' le scatole. Certo, allora mi racconti com'è andata quella volta che? Ma quella volta che, insomma, ne potremo raccontare tantissime, però in particolare quella volta che ero a presentare uno dei miei spettacoli estivi, non dei miei, degli spettacoli estivi, in una piazza abruzzese, e c'era un cantante, c'era un mago, c'era un comico, c'era un attore, c'era un'orchestra, eccetera, eccetera. Allora, come tu sai benissimo, io presento il comico e poi mi metto al lato del palco ad ascoltarlo e in attesa che finiscano i suoi 20 minuti. Praticamente era un comico toscano, non diciamo il nome, dai. No. Molto bravo. Molto tu sai famoso. Che i toscani vanno un po' su odeste tette, odesto culo, culo e tette, tette. Ma era una cosa fantastica. Eravamo avanti a una chiesa, era una di quelle feste patronali. A un certo punto un signore dell'organizzazione, del comitato, arriva e mi dice: senta, fermi questo qua, perché se sento a dire una volta ancora la parola tetta o culo, io tolgo la corrente e fermo lo spettacolo. Io dico: ma dai, ma lascia stare, ma no, ma si diverte, ma è un modo di dire loro, non è assolutamente volgare, perché non è volgare, no? No, assolutamente. Si dice di peggio. E oggi, questo no? Qua scende, lo calmo un pochettino e il comico ricomincia: odeste tette, avevo due tette, e la gente rideva e si divertiva da morire. Risale questo organizzatore e dice: lei è il presentatore, Notari, fermi questo comico, se risento dire tette io blocco lo spettacolo. E io continuo ancora a dissuadere, dico: tanto due minuti ancora, se non che a un certo punto, come d'incanto, va via la corrente. Si spegne tutto. Stacca la corrente, non se ne parla più, lo spettacolo bloccato, ti evito particolari, eccetera, eccetera, finché ci calmiamo tutti e qua arriva il bello. Andiamo a cena, perché eravamo invitati tutti, orchestra, musicisti, ballerini, eravamo tutti quanti a cena. Io cerco di tergiversare, di dire che bel paese, che bella piazza, sono stato bella in chiesa, cornice. Che meraviglia, perché lui non c'era, ma c'era il comitato organizzatore, tra cui una signora molto gentile che era proprio lì davanti a me, con la quale abbiamo parlato tutta la serata. A un certo punto, immancabilmente, dice: peccato che si... ma la gente si divertiva, dico: oramai dai, non è, dico, se non fosse stato quel cretino là, dico, ma quel deficiente, gli dico, perché ma nessuno, dico, dai, neanche il prete, dico, se uno dice tette sopra al palco, che vuole quel cretino, quel... e lei fa, dice: Notari, dice, lasci perdere, e dico, ma era solamente quel cretino lì, quell'imbecille lì, la dice: lasci stare, mio marito è fatto così. E insomma, io sono diventato rosso e ho imparato che quando durante lo spettacolo c'è un inconveniente, alla fine evitare cene di gruppo, cioè prendere la macchina, prendere l'assegno e tornarsene. Notari, l'hai raccontata benissimo questa storia, sei diventato un cabarettista. Ma no, ma ti giuro che è vero, eh. Ma sei bravissimo, ti giuro che è la verità. Ma fa molto ridere. Esatto. E questa signora l'hai più rincontrata? Questa signora è diventata mia moglie. Non l'ho più rincontrata. Non l'ho più rincontrata. E in quel paese non sono andato più
a presentare spettacolo. È finita lì, grazie. Però grazie. Era un imbecille davvero, dai. Assolutamente sì, insomma, sono due paroline che stanno anche nel vocabolario, no? Benedetta, mi manchi molto. Anche tu mi manchi a molto. A presto. A presto, grazie a Paolo Notari, grazie mille. Figure, figurine, figuracce, l'importante è figurare, perché se uno nella vita non figura, che figura fa? Ciao.